Stand Event, siamo qua con Richard, tu sei telaista da una vita, mi raccontavi prima che facevi anche i telai del pirata. Carriera, per tanti anni, non lo direste mai, ma lui ha, non lo diciamo, però insomma ha più di 60 anni e fa ancora telai, li salda lui. E in particolare perché questo telaio particolare, Richard? Questo particolare è un telaio, diciamo, innovativo e tecnologico, unico al mondo attualmente, per agevolare un po' la gravel in generale, perché la gravel in generale ha un determinato specifico, diciamo, di funzionalità, mentre questa qui ti dà di più, quindi dandoti di più puoi affrontare più terreni, quindi logicamente diciamo che ha quel vantaggio lì che le altre non hanno. Esatto, perché abbiamo una doppia ammortizzazione, abbiamo qua la forcella ammortizzata, questa escursione 50. E qua invece che cos'è tutta questa ingegnerizzazione, che tra l'altro è brevettata da Vent? Questa è unica al mondo, quindi brevettata per un discorso fatto dalla Vent per differenziarci un po' dagli altri, anche perché adesso entriamo nelle biciclette, quindi cerchiamo di avere qualcosa di innovativo, di avere qualcosa che nessuno ha. Logicamente cerchiamo di mantenere più lungo possibile, perché logicamente speriamo che non ci copi. Mi fai vedere il movimento che fa per ammortizzare? Un ammortizzatore lineare all'escursione, che logicamente non te ne accorgi neanche intanto che la usi, perché lavora in linea. Avviene questo. Lui logicamente fa questo movimento qua, fa l'escursione su questo pezzo di Teflon. Ok. Quindi lui, lavorando su questo pezzo qua, attutisce tutte le buche, in poche parole. Diciamo che ammortizza meglio, abbiamo detto, rispetto all'ammortizzatore classico che abbiamo qua sul logicamente verticale. Uno che fa sterrati viene a casa meno stanco, perché le vibrazioni vengono assorbite dall'ammortizzatore, quindi è come avere una e-bike, niente più niente meno. E tra l'altro mi dicevi che, a parte che questa parte qua dentro è ingegnerizzata in modo da alloggiare la batteria, cioè quindi questa è un e-bike, vi ricordo che è un e-bike, qua abbiamo la presa per la ricarica della batteria, qua abbiamo il tastino, il motore FSA è qua nel mozzo posteriore, ma se voi rimuovete la batteria e cambiate la ruota col pacco pignoni, diventa una gravel completamente muscolare, quindi raggiunge anche i pesi accettabili su 10 kg. Esatto, questa perché pesa 16 kg, giusto? Sui 16 kg. Ok, quindi voi rimuovete, cambiate la ruota posteriore, togliete la batteria e diventa completamente muscolare. Quindi è una bicicletta accettabile, ha due fasi, quindi uno la comprerebbe secondo me molto volentieri. Quindi. Esatto, può essere utilizzata in due modi diversi. Poi vabbè, oltre a questo abbiamo il telescopico, quindi qua abbiamo il manettino per abbassare il tubo sella, quindi anche un gravel bello cattivo. Poi ha anche wireless per via del cambio. Sì, e questo è il mio cambio che ho sulla Giant, quindi cambio SRAM della serie Rival, funziona veramente molto bene. Prezzo? Il prezzo qua gira sui 7-7,5 più o meno, ok, diciamo che però prezzo, diciamo, abbordabile per un prodotto italiano fatto in Italia, fatto in Valsassina, quindi andiamo a specificare che è tutta italiana, perché tanti spesso mi dicono ma importate dalla Cina, no, in questo caso qua sono biciclette completamente fatte in Italia, in Valsassina, quindi è un orgoglio anche nostro. Saldato da Richard. Quanti anni di esperienza hai? Oramai sono quasi 50 anni. 50 anni di esperienza? Diciamo quasi 50 anni. Caspita, allora ne sai a pacchi. Io mi fiderei a scendere su una discesa cattiva con questa Vent. Tanto mi sono dimenticato di dire che anche qua, guardate, il carro posteriore, non so se rende la ripresa, ma è asimmetrico. Questo perché questa scelta? E tra l'altro anche qua, come vi ho fatto vedere, anche qua flette, quindi logicamente, cioè, avendo quel sistema lì AMM ha una cosa migliore sull'aderenza, quindi è una cosa stabile. Se vedi anche la scatola movimento, a differenza delle altre biciclette che ce l'hanno un po' più avanti, noi ce l'abbiamo logicamente più indietro. È molto più indietro, quindi questo aumenta nel complesso la stabilità in discesa. Logicamente quando tu affronti la discesa, questa diventa una bicicletta molto, diciamo, affidabile. Veramente complimenti, stand di Vent qui da Lakema. Grazie Richard, vi lascio la bicicletta qua sotto in descrizione. Grazie mille, ciao!